Sono 6 al momento i beni sequestrati nel territorio della provincia di Rimini, censiti dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati. Di questi alcuni sono già usciti dalla gestione dell'Agenzia, mentre 3 possono essere ancora destinati ad uso sociale e si trovano a Rimini, Cattolica e Bellaria. Proprio su questi beni si è concentrato lo studio del gruppo antimafia Pio La Torre di Rimini, redatto in collaborazione con il giornalista Giovanni Tizian dal titolo Beni Confiscati in provincia di Rimini. In un territorio come quello riminese, dove la criminalità si è fatta spazio nell'ombra fra gioco d'azzardo, droga ed estorsioni, la situazione beni confiscati non pare particolarmente incoraggiante. Quello che emerge dalla nostra ricerca è che in tutti e 3 i beni, uno situato a Rimini, un altro a Bellaria e un terzo a Cattolica, si riscontrano dei problemi legati tanto alla burocrazia, quindi a difficoltà nel capire e nell'accedere agli atti di questi beni, quanto relative a procedure amministrative che rendono difficile lo sblocco di determinate situazioni. È capitato a Rimini con un'ipoteca che grava tuttora su questo bene, problema che speriamo possa essere risolto nel breve termine grazie alla rinuncia dell'ipoteca e quindi la possibilità per il comune di poter usare gratuitamente questo bene. Per quanto riguarda Bellaria, sono state eseguite 2 procedure esecutive in contemporanea che hanno rischiato di portare alla vendita di uno dei 2 beni sequestrati. A Cattolica la Guardia di Finanza non ha mai preso realmente possesso del bene, che è attualmente occupato da un inquilino. In questo contesto le istituzioni si sono rese disponibili sin da subito per prendere in consegna i beni e la speranza da parte del gruppo antimafia Pio La Torre è che tale volontà si possa concretizzare al più presto. I beni che sono stati sequestrati nelle ultime operazioni antimafia da Mirror a Vulcano possono far presagire a nuove confische e, come sottolinea il GAP, potenzialmente i beni potrebbero passare da 6 a un numero molto più elevato.